Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera. Buongiorno con Gioachino Rossini. E più che buongiorno è un buon compleanno, un po' particolare evidentemente, perché Rossini è particolare in ogni sua manifestazione, essendo nato il 29 di febbraio. Ma noi diciamo che eccezionalmente, non essendo un anno bisestile, lo festeggiamo oggi. Ora, Rossini è uno dei più grandi compositori che la produzione musicale in generale abbia conosciuto e, benché è sempre difficile scegliere ed evidenziare un primato musicale italico, sicuramente Rossini è, se non il più grande, un compositore che ha dettato in maniera determinante una tendenza musicale, non solo con la creazione di uno stile e per certi versi la codificazione di un certo tipo di struttura musicale che diventerà poi la solita forma, cioè un tempo d'avvio, un cantabile, un tempo di mezzo e una cabaletta, non solo per alcune strutture che sono quelle tipiche dei grandi rondò vocali, che al contrario invece hanno una struttura diversa ancora, però codificata in maniera altrettanto, ma per avere reso un valore enorme tanto all'opera seria quanto all'opera buffa, nonché anche ad alcuni retaggi settecenteschi come potrebbero essere la cosiddetta pièce à souvantage, cioè l'opera con la salvazione della protagonista finale, esempio Plecarle celeberrimo e Preclaro è appunto La gazza ladra, e anche appunto queste opere di mezzo carattere come può essere appunto considerata anche in questo caso appunto La gazza ladra. Ma dall'altra parte ha dato un significato fortissimo al genere buffo, evidentemente al genere serio, anche perché non esisterebbe, se non ci fosse stata la Semiramide del Mosè, quel tipo di impatto biblico e picheggiante che caratterizza per esempio un'opera di valore storico enorme, qual è Nabucco. E ancora con il Guglielmo Tell ha aperto per certi versi la modalità al grande repertorio romantico, non solo in ambito francese, ma anche in italiano. Difficilissimo diventa quindi per certi versi codificare questo compositore eccezionale in un'istantanea. Ma quando un'amica, che secondo me qualcuno di voi ha già intuito chi possa essere, mi ha chiesto in maniera molto diretta: ma se tu dovessi pensare a un'opera o a una pagina di Rossini che sintetizzi tutto questo, evidentemente non esiste ed è una scelta comunque, qualora anche venisse identificata, totalmente personale. Ma penso di avere identificato, non vi dico una summa di tutta questa complessità, ma un elemento di capitale importanza nella grande scena finale, concertato, eccetera, legato alla Cenerentola. La Cenerentola è sicuramente uno dei grandissimi capolavori rossiniani, benché
non abbia avuto, per esempio, quella continuità di successo straordinario che ha avuto evidentemente il Barbiere di Siviglia, oppure non ha avuto eclatanti recuperi come può essere il recupero che fece la Callas di Il Turco in Italia, o ancora una notorietà straordinaria della sinfonia, come poteva essere successo per la citata Gazzaladra o evidentemente il Guglielmo Tell. D'altra parte, comunque, la Cenerentola è un'opera straordinariamente elevata, sia per l'ispirazione che per la fusione di elementi ora comici, ora lirici, ora malinconici, che in maniera mirabile vengono sublimati da Rossini in un tutt'uno narrativo grandissimo. Molto del merito va anche a Jacopo Ferretti, un ottimo librettista. La storia dell'opera è, come sempre accade in Rossini, legata all'assillo del tempo. L'opera viene musicata all'inizio di dicembre per andare poi in scena alla fine di gennaio. Siamo sempre a Roma e siamo sempre al teatro e siamo sempre a un parziale successo, diciamo non è un celebre e clamoroso insuccesso come quello del Barbiere all'Argentina, ma è un tiepido e semi insuccesso al Teatro della Valle. Cosa accade? Accade che comunque l'opera subito acquisisce una grandissima notorietà e sempre in rapporto con il Barbiere abbiamo il fatto che il rondò che era stato scritto per Garcia, siccome la Rosina e Angelina, la Cenerentola, erano i medesimi, erano la stessa interprete, appunto, c'è stata la volontà della Righetti Giorgi, appunto questo mezzo soprano, di voler chiedere a Rossini di adeguare il rondò che particolarmente le era piaciuto, che è Cessa di più desistere, diventando la grandissima pagina finale, nacque all'affanno con, diciamo, la stretta non più mesta accanto al fuoco, che forse è uno dei momenti più ricchi di quel clima orgiastico legato all'abbellimento e al virtuosismo che caratterizza proprio questo genere di opera. Ora, nel finale abbiamo una pagina meravigliosa. Ah, se velata ancora, giunge questa incognita velata e naturalmente nell'estasi preparata dal coro giunge questa dama che si presenta con una pagina intensissima e che sprezzo quei don che versa fortuna capricciosa e presenta se stessa e richiede, proprio perché la favola di Perrault viene rivista e rielaborata nel dare spessore all'umiltà e alla bontà, il fatto che Angelina, appunto, la Cenerentola, richieda rispetto e onore. Dall'altra parte si muovono nel canto tanto le sorellastre quanto Ramiro, che è poi il principe sotto travestite spoglie, e Dandini, a sua volta cameriere travestito da principe, che muovono appunto con virtuosismo e chiedono di svelarsi. Nel momento in cui Angelina si svela, come tante volte è successo in Rossini, c'è una sospensione, c'è un crescendo legato alla preoccupazione e allo spavento. Mirabile scelta stilistica. Con l'arrivo in scena di Don Magnifico abbiamo un altro elemento, il dubbio, l'incertezza del fatto che Don Magnifico e le sorellastre riconoscano in lei qualcosa della vilipesa e infelice Cenerentola, dà comunque la forza, l'elemento trainante drammaturgico, per giungere al finale, che ha naturalmente quell'idea di evasione parossistica per certi versi e straniante, tipica di tanti finali rossiniani.
Certo, non può eguagliare l'originalità di quello degli italiani in Algeri, parlo semplicemente del finale, o la forza propellente comica di quello del barbiere. Ma nel complesso la scena, proprio per come è costruita, è secondo me di queste due superiore. Quindi godiamoci questa bellissima pagina. Sull'edizione, anche qui, numerosissime erano le possibilità. Io ho scelto l'edizione che, secondo me, maggiormente può far godere questa pagina per la presenza, appunto, di un grandissimo direttore che, proprio all'inizio degli anni 90, aveva dato nuova linfa all'opera La Cenerentola. Parla evidentemente di Chailly. E sotto di lui un novero di cantanti di livello altissimo, dal Ramiro di William Matteuzzi alla Cenerentola di Cecilia Bartoli, ancora al Magnifico di Dara e evidentemente tra le altre voci ho piacere di segnalare anche la presenza di una grande amica che è Fernanda Costa, impegnata nel ruolo di Clorinda. Veramente un ottimo ascolto con questa pagina eccezionale. Oh, no.
Sempre soffrendo, soffrendo, corcheggiando, corcheggiando, viaggiando, chi torna, dove non si fanno l'anima lontana.
sussurrando, sussurrando, fanno l'anima d'otà. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima d'otà. Molti, molti, sotto terra. Molti, loro, che sono terra. Piano, piano, molto, molto. Piano, piano, molto, molto. Molti, 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 sotto terra. Molti, molti, sotto terra. Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.